Oggi è 27 maggio 2019. Voglio parlare dell'elezione europea che c'è stata ieri. Ieri noi italiani abbiamo votato, in altri stati hanno votato nei giorni precedenti. Io ieri ero tanto contento di andare a votare. Perché votare mi piace sapere che la mia opinione conta qualcosa. Oggi ho l'amaro in bocca. Non tanto perché il mio voto è stato sprecato, ma perché la maggioranza dei votanti ha votato Lega Nord. E soprattutto perché c'è stato tanto astensionismo. Se gli astensionisti votavano per i partiti piccoli, i partiti piccoli ottenevano qualche seggio. A me mi dispiace solo non sapere chi ha votato e chi no. Perché a quelli che non hanno votato mi piacerebbe di... Mo' stai zitto, cioè, te non hai votato, non puoi parlare. Io ho sprecato il voto, ma almeno ho fatto lo sforzo d'andare al seggio, mettere la X sulla scheda e tutto il resto. Tanta gente non l'ha fatto. Io scommetto che quella gente sarà gente che si lamenta maggiormente per il risultato di questa elezione e soprattutto perché l'Italia va male. L'Italia va male grazie a tanti italiani che vogliono questo. Mi aspettavo più serietà dal popolo italiano. Forse che avrò troppo. Poi, vabbè, approfitto di questa occasione per parlare del sistema elettorale europeo, non ricordo se ne ho già parlato. Ogni Stato ha la propria legge elettorale per il Parlamento europeo. In Italia il sistema è proporzionale, con sbarramento del 4%. L'Italia è divisa in 5 circoscrizioni, se ricordo bene. Nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole. Poi non ho capito se c'è anche una circoscrizione per l'estero, e allora se è così so 6, vero? Comunque lo sbarramento mi fa schifo. Lo accetterei se ci fosse il doppio turno. Al secondo turno avrei votato il Movimento 5 Stelle. Vabbè, mo basta. Ho esaurito la voglia di parlare. C'ho l'amaro in bocca. Non ce la faccio di tante cose. Non ho l'entusiasmo che mi spinge a dire tante cose, a parlare tanto, no? Basta. Un altro giorno dirò di più, farò un discorso più lungo, ma ora basta. Chiudo qua. Grazie per l'attenzione.